A tutti, nell'ambito della FAD su immunità e nutrizione, per cui ringrazio gli organizzatori dell'invito a presentare questo argomento che riguarda il mio principale argomento di ricerca durante la carriera accademica, cioè il ruolo del docosa eisenoico. Volevo sottolineare che il docosa eisenoico, che è un acido grasso particolare, ci obbliga a prendere in considerazione i suoi effetti principali che sono stati studiati relativi allo sviluppo del sistema nervoso e non tanto un ruolo a livello immunologico, immunitario o di difesa dell'organismo, ma negli ultimi anni si sono accumulate delle ipotesi anche su un ruolo in questo senso, per cui ci muoveremo attraverso questa condivisione e suddivisione di argomenti. Qui vedete il riassunto delle principali linee che spiegherò nel corso di questa presentazione, ovvero il DHA, la parte relativa alla genetica e alla plausibilità biologica, il DHA, il cervello e la funzione visiva, il DHA nell'ambito dell'allergia e immunità e alla fine quello che è la parte più pratica per i messaggi da portare a casa, il DHA e la dieta. Allora, cominciamo dal DHA. Relativamente alla genetica del DHA, perché c'è una genetica, perché noi siamo in grado comunque di sintetizzare questa molecola, e la plausibilità biologica che rende ragione del perché interessa tanto questi campi, il livello neurocomportamentale e la parte immunologica. Allora, il DHA è l'acido grasso, il nome è docosa eisenoico. Come vedete da questa diapositiva, fa parte quindi della famiglia degli acidi grassi, non è un saturo, è un acido grasso insaturo. Non è un monoinsaturo, di cui il più importante è l'acido oleico, più abbondante nella nostra dieta, in particolare mediterranea, fa parte degli acidi grassi poliinsaturi. Non è un omega 6, il cui precursore è l'acido linoleico, è un omega 3, il cui precursore è l'acido alfa-linolenico. Il docosa eisenoico è uno dei due acidi grassi poliinsaturi abbondanti nel regno ittico, che sono l'eicosa pentaenoico e l'acido docosa eisenoico, nelle alghe e nei pesci. Noi abbiamo la possibilità di sintetizzare l'acido grasso, il docosa eisenoico. Okay? Il cluster genetico si trova sul cromosoma 11, che presiede la sintesi del DHA, le desaturasi in particolare sono gli enzimi maggiormente deputati alla sintesi del DHA. La sintesi del docosa eisenoico è un po' particolare perché prevede due tappe di desaturazione, uno dopo il suo precursore, l'acido alfa-linolenico, e uno dopo questo composto che è a valle dell'eicosa pentaenoico, perché comunque deve essere ulteriormente desaturato l'eicosa pentaenoico per dare origine a una molecola con sei doppi legami. Dopodiché viene retroconvertito con una beta ossidazione che avviene nei perossisomi per dare origine al DHA. Questo rende ragione, forse, e così cominciamo a dare un concetto, della essenzialità relativa di questa molecola. Cosa vuol dire? Che c'è una competizione tra le due serie, quella del linoleico, gli omega 6, e quella dell'alfa linolenico, gli omega 3, per appropriarsi degli enzimi che li fanno andare avanti sulla loro catena biosintetica. Ma se la desaturazione viene rubata dalla serie omega 6, che è predominante in genere nella dieta, a maggior ragione il DHA, che ha bisogno per due volte di questa desaturasi, può avere uno svantaggio a livello individuale di sintesi endogena. Spero che con questo sia chiarito questo primo importante concetto. Plausibilità biologica del DHA, in genere degli acidi grassi a lunga catena. Mi piace anche ricordare, prima di andare avanti, che se l'eicosa pentaenoico, EPA, il DHA sono i due acidi grassi più importanti nella catena biosintetica della omega 3. L'arachidonico è il byproduct in inglese, il prodotto
prodotto biologico più importante sulla catena degli omega 6, quelli predominanti. E chiariamo subito che l'acido arachidonico è il principale acido grasso polinsaturo, perché adesso compete in quanto precursore la sintesi dei cosiddetti eicosanoidi, trombossani, prostaglandine e mediatori intercellulari, che sono essenziali per tutte le nostre funzioni vitali. Questi acidi grassi polinsaturi a lunga catena, arachidonico, docosahexaenoico, anche questo che è un po' secondario e che deriva dall'acido oleico, non è essenziale, ma aumenta quando c'è un aumento di richieste di tutti questi acidi grassi polinsaturi derivati. Negli anni 70-80 hanno raggiunto, diciamo, la vetta delle pubblicazioni scientifiche a partire da un fenomeno che aveva molto colpito gli studiosi, e cioè che anche nell'uomo, anzi soprattutto nell'uomo, a livello del funicolo ombelicale, a mano che ci si avvicina al termine di gestazione, c'è una concentrazione crescente di questi acidi grassi relativamente agli acidi grassi totali che passano attraverso la placenta dalla mamma al feto. E questa osservazione, questo fenomeno, è stato denominato di biomagnificazione, che rende molto bene questo concetto. Aumenta l'arachidonico, aumenta il docosahexaenoico, aumentano anche gli acidi grassi polinsaturi che non appartengono direttamente agli acidi grassi essenziali, per esempio l'eicosatrienoico. Da qui una prima considerazione, che la nascita prematura si associa a più bassi livelli nel neonato prematuro di questi acidi grassi polinsaturi, in particolare se la nascita avviene prima della 32esima settimana di gestazione. Qual è l'organo in cui elettivamente vengono selezionati e immagazzinati questi acidi grassi polinsaturi? Sono il cervello, ma il cervello e in genere tutti gli organi ricchi di membrane. Membrane dove questi acidi grassi vanno a partecipare alla flessibilità di membrana e all'organizzazione dei recettori di membrana. Però vedete da questa diapositiva, che si riferisce a un'età gestazionale in settimana su bambini deceduti per altre cause, come l'arricchimento del DHA continua fino, vedete qua, circa 120 settimane post concepimento, che vuol dire circa 80 settimane post natali. Fino a circa un anno e mezzo, due di vita, c'è questo accrescimento esponenziale di DHA nel cervello. Di converso, i derivati omega 6 aumentano, ma anche acidi grassi non propriamente noti, che sono prodotti biosintetici secondari sulla linea dell'acido linoleico, e in particolare l'acido arachidonico. Ripeto, queste sono sempre analisi autoptiche su cervelli di lattanti e piccolini deceduti nei primi due anni di vita. Ma qual è la scala di preferenzialità di accumulo nel cervello? Va più l'arachidonico o il DHA? Vediamo, questo è uno dei primi studi, vedete, del 1992, su autopsie di lattantini deceduti per SIDS, per morte in culla, quindi età postnatale, soprattutto verso la decima, quindicesima settimana di vita, il famoso terzo, quarto mese della SIDS, la morte in culla, e si riferisce alle concentrazioni di arachidonico, e poi vedremo, di DHA nel cervello di questi lattanti. Se noi consideriamo che in quel periodo nessuna formula per lattanti era supplementata né con DHA, ma neanche con arachidonico, vedete come gli allattati al seno, rappresentati da questi pallini neri, avevano delle concentrazioni di arachidonico relativamente più basse rispetto agli allattati con formula. La cosa era, all'inverso, speculare per il DHA nel caso dell'allattato al seno, che quindi assumeva DHA perché il DHA è presente nel latte materno, rispetto agli allattati con formula. Per cui la conclusione degli autori era abbastanza chiara. Questo è stato poi successivamente confermato anche in altri studi autoptici, che la P
piramide di preferenzialità biologica di accumulo del DHA nel cervello dei grassi polinsaturi va in primis per il DHA e solo in sua assenza per l'arachidonico, che infatti è più abbondante in questi bambini che erano allattati con formule senza DHA e senza arachidonico, ma in cui l'arachidonico aveva il vantaggio selettivo rispetto alla linea biosintetica, perché rubava gli enzimi di sintesi endogena a quelli previsti a livello endogeno per la sintesi di DHA. Quindi l'arachidonico predominava nelle aree associative del cervello, le aree frontali, in questo caso le autopsie erano su queste aree, negli allattati con formula, meno negli allattati al seno, che però avevano il DHA predominante in queste aree, rispetto agli allattati con formula priva sia di DHA che di acido arachidonico, che sintetizzavano l'acido arachidonico a partire dall'acido linoleico. Questa è la plausibilità biologica, una rappresentazione schematica degli anni 2000 degli effetti possibili del DHA e in genere degli acidi grassi polinsaturi, quindi in primis di DHA, ma anche degli acidi polinsaturi a lunga catena che vanno a sostituirsi al DHA in caso di suo deficit relativo, quindi a livello delle membrane per la produzione di energia, a livello delle vescicole sinaptiche che contengono i trasmettitori, a livello della membrana presinaptica e postsinaptica, il tutto in un quadro che tende a vedere nel DHA il composto fisiologicamente ottimale per favorire la produzione di energia e la trasmissione dell'impulso nervoso tra cellule neurali, e negli altri una sostituzione meno efficiente a questo livello. Ovviamente, dietro a queste discussioni sul ruolo diretto del DHA nella sintesi e nella partecipazione alla struttura anatomica del cervello, c'era anche il problema relativo al rapporto tra i precursori, l'acido linoleico e l'acido alfa-linolenico, che comunque andavano a costituire il substrato su cui a livello endogeno noi potevamo andare a sintetizzare il nostro DHA e il nostro arachidonico. E è stato osservato in maniera abbastanza chiara che con l'aumento progressivo di acido alfa-linolenico si andava anche a favorire la sintesi dei derivati a lunga catena a livello di membrane, in questo caso erano le membrane e i grassi del fegato, per cui aveva un significato anche l'aumento del linolenico nei confronti dell'acido linoleico. Di converso, l'aumento del linoleico diminuiva la sintesi, vedete qui, e l'incorporazione del docosaesaenoico e dell'eicosapentaenoico nelle membrane, sempre in questo caso del fegato. Quindi non siamo di fronte semplicemente al fatto che il rifornire un organismo di DHA o arachidonico determina i loro livelli nelle membrane. C'è anche un rapporto diretto con la quantità di acido linoleico in rapporto alla quantità di acido linolenico, e quanto più il linoleico predomina, quanto più anche sarà preferibilmente incorporato il derivato rispetto al derivato dell'altra serie nelle membrane. Quindi dobbiamo tenere presente l'apporto diretto di DHA e il rapporto tra i due acidi grassi precursori, il linoleico e il linolenico. Tanto più il rapporto è basso a favore del linolenico, quanto più sarà favorito anche l'incorporazione di DHA sintetizzato per conto nostro nelle membrane. Vedete anche da questa diapositiva come il rapporto tra acido grasso N3, cioè il linolenico, e l'acido grasso linoleico nella dieta vada a favorire, attraverso questi meccanismi che abbiamo detto, il rapporto tra N3 e N6 anche in varie membrane
che vanno da quelle cerebrali a quelle del fegato a quelle del cuore. Quindi cosa abbiamo? Qual è il quadro finale? Abbiamo un quadro in cui la nutrizione, cioè l'apporto diretto di linoleico, linolenico, di DHA e anche degli acidi grassi polinsaturi, può andare a inserirsi sul background genetico, il famoso cromosoma 11, dove si trovano le desaturasi che formano gli acidi grassi polinsaturi derivati, per andare a esprimere attraverso un'influenza reciproca, un circolo che può essere virtuoso o vizioso, virtuoso se ci favorisce i derivati, soprattutto N3 a lunga catena, meno virtuoso se abbiamo tanto linoleico che sopprime la sintesi dei derivati N3 o sfavorisce perché è in associazione negli alimenti ad altri acidi grassi della serie N6, che vanno a modulare poi l'infiammazione e i fattori di rischio cardiovascolare, ma anche i fattori funzionali a livello cerebrale che abbiamo visto nel lattante. E qui abbiamo l'ultima, credo, mi sembra, diapositiva sulla background della plausibilità biologica, cioè quella che ci va a dimostrare come il rapporto tra gli omega 6 e gli omega 3, tra l'arachidonico e gli altri derivati, il gamma linolenico in questo caso, dal linoleico e i derivati eicosapentaenoico e docosaesaenoico, possiamo vedere come c'è una influenza anche da un punto di vista della sintesi dei derivati degli eicosanoidi, leucotrieni, prostaglandine, trombossane, spostati verso la parte proinfiammatoria ed invece attraverso questi enzimi, lipossigenasi e ciclossigenasi, verso mediatori meno potenti ma quindi più favorevoli dal punto di vista dello stato di salute, se noi teniamo conto di questi altri mediatori che vanno a diminuire il tasso invece di infiammazione e che derivano dagli omega 3 direttamente, le risolvine, le protettine, altri composti. Quindi questa è un'apertura all'ultima parte, dopo quella dello sviluppo neurale, che ci dice come il bilancio e l'apporto diretto dei precursori omega 3 omega 6, così come l'apporto diretto dei derivati del DHA e l'eicosapentaenoico o l'arachidonico dall'altro, può anche arrivare a modulare la risposta infiammatoria e quella immunologica. Passiamo alla parte sul DHA, il cervello e la funzione visiva. Il codice della mente e l'epigenetica. Vale di più quello che mangiamo, quello per cui siamo predisposti geneticamente o l'ambiente nello sviluppo cerebrale? L'epigenetica è stata un tentativo di dare una risposta, cioè attraverso le generazioni il codice genetico viene modificato in quanto espressione proprio dalle abitudini dietetiche che riescono a modificare in qualche modo anche l'espressione di tratti di DNA, ricoprendo alcuni tratti che sono più o meno svantaggiosi in termini dell'evoluzione. Però di fatto noi siamo ancora di fronte a questa domanda, in particolare per il latte materno. Conta il latte materno per un lattante, in quanto latte materno insieme di nutrienti, l'alimento latte materno, conta il latte materno perché ha un ambiente più stimolante, la mamma che allatta direttamente, l'ambiente socioculturale e economico che nei paesi più ricchi sta intorno a chi ha allattato al seno, conta di più l'atteggiamento stesso del breastfeeding, cioè il rapporto diretto mamma-bambino estraniato anche dal background. Non sappiamo, purtroppo o per fortuna, perché il latte materno e l'allattamento al seno non è un provvedimento randomizzato. Ci mancano i trial randomizzati perché nessuno, da un punto di vista etico, può dire una mamma tu allatta e un'altra non allatta per andare a vedere il risultato dal punto di vista scientifico. Però abbiamo numerose osservazioni, voi le conoscerete già, l'associazione tra allattamento al seno e indice di quoziente di sviluppo più elevati
nei primi anni di vita, ma anche in età giovanile, ci sono dagli anni 30 report in questo senso, ma quello che aveva fatto più notizia era negli anni 90 il famoso trial di Alan Lucas, fatto su bambini relativamente prematuri, l'età media era di 32 settimane, e che ricevevano, anni 90, latte materno di banca, quindi non fortificato in quegli anni, formula per bambini a termine, che era le formule standard per bambini a termine, e formula per bambini pretermine, che erano formule arricchite, più energia, più proteine, più micronutrienti. La dimostrazione era indiretta del valore del latte materno e riguardava anche bambini che assumevano questi alimenti per gavage, quindi in cui le differenze non erano ascrivibili a un contatto diretto con la mamma, ma erano relative, erano dei sottogruppi numericamente più piccoli, all'alimento di per sé. Ora, se guardate, gli inglesi erano andati, questa è una pubblicazione che poi era arrivata anche al Lancet, anche al New England nei suoi sviluppi, si distinguevano a 18 mesi con la scala di Griffith, indice di sviluppo il Mental Developmental Index, che è quello neurocomportamentale, e lo Psychomotor Developmental Index. Allora, guardate i risultati. Se noi confrontiamo il latte materno di banca, ripeto, il più povero, e il latte di formula pretermine, non c'è differenza nel punteggio tra i due gruppi. Ma se confrontiamo il latte da formula standard e il latte per prematuri, vedete che c'è una grossa differenza a favore degli allattati con latte per prematuri. Idem per lo Psychomotor Developmental Index, non c'è differenza tra formula per prematuri e latte materno di banca, c'è molto elevata tra chi ha allattato con formula per prematuri e chi con formula a termine. Questa differenza, cioè questa mancata differenza tra il latte materno di banca e la formula per prematuri, è indirettamente ancora più enfatizzata se noi li confrontiamo nei piccoli per età gestazionale, cioè chi è nato ad età gestazionale adeguata ma non ha avuto uno sviluppo intrauterino adeguato. Quindi non è solo la settimana di età gestazionale, ma anche le condizioni metaboliche in cui si sviluppa il feto, che possono avere un'influenza molto importante su quelle che sono le prestazioni funzionali postnatali. E vedete che anche qui non c'è differenza tra chi ha allattato con formula per prematuri e latte materno di banca, ma c'è, e soprattutto per lo sviluppo psicomotorio, lo Psychomotor Developmental Index, guardate, addirittura più di 20 punti di media a favore della formula per prematuri, che non c'è nel caso della formula per prematuri confrontata con formula, con latte materno di banca non arricchito. Questo quindi suggeriva all'autore che nel latte materno, che con meno energia, con meno proteine, sottoposto a pastorizzazione, non arricchito, se c'è qualcosa che dà effetti simili a allattati con formula per prematuri specificatamente arricchita di energia, proteine e micronutriente, è plausibile da un punto di vista biologico l'ipotesi che il latte materno contenga fattori che possono esprimersi con un miglioramento nello sviluppo del sistema nervoso centrale, per esempio gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena, in particolare il docosahexaenoide. Questa è un'analisi di latte materno di un campione di donne di Milano, l'abbiamo pubblicata negli anni 2000, vedete i grassi che sono intorno a 3, 6, 4 grammi decilitro, il linoleico che predomina, è intorno all'11-12% dei grassi, c'è alfa-linolenico, c'è arachidonico e c'è un DHA che è costante dal colostro fino a 12 mesi. Questo perché è costante? È vero che i grassi aumentano, come vedete qui, nel corso del primo mese raddoppiano nel latte materno, ma nel corso del primo mese c'è il doppio di fosfolipidi e questi acidi grassi sono rappresentati in particolare nei fosfolipidi nel latte materno. Per cui i fosfolipidi, essendo il 2% dei grassi totali nel colostro e l'1% successivamente, questo switch che è dovuto all'aumento dei trigliceridi, l'aumento nei grassi totali del latte, i fosfolipidi rimangono
costanti quantitativamente, sia l'arachidonico che il DHA rimangono costanti nel latte materno. Ci sono fattori in grado di diminuire questa quantità di grassi nel latte materno, e questo è un messaggio, un take home message importante. Sì, il fumo. Il fumo di sigaretta sembra creare una cicatrice non solo in mamme che smettono di allattare quando sanno di aver iniziato una gravidanza, ma anche se hai smesso di fumare e hai fumato in anni precedenti, hai meno pesantemente rispetto a donne che continuano comunque a fumare fino alla fine della gravidanza, ti rimane un qualcosa che rende il tuo latte meno ricco di grassi e indirettamente anche dei grassi derivati. Quindi una mamma dovrebbe, almeno come raccomandazione, smettere di fumare prima di iniziare una gravidanza per avere un latte materno che sia quantitativamente e qualitativamente adeguato ai bisogni del lattante. C'è una maniera obiettiva per andare a misurare gli effetti dei funzionali degli acidi grassi poliinsaturi a lunga catena, in particolare il DHA? Sì. Questo è un po' il punto forte, il biomarcatore che ha reso il DHA un po' superiore ad altre molecole funzionali o in genere agli integratori. Perché abbiamo i potenziali evocati visivi e questa latenza dell'onda P, che qui vedete nello sviluppo fisiologico, ok? Come nel corso poi del tempo evolve questo intervallo, bene, questa onda P è un dato obiettivo che ci rende in grado di dire quanto sia più efficiente o meno il recupero alla stimolazione visiva del sistema visivo del lattante. Per cui quanto più si accorcia questa onda P, quanto più il lattante, si dice, è pronto a un recupero, anche perché sui bastoncelli della retina il DHA è concentrato a livelli altissimi, fino a oltre 70-80% in termini fisiologici. Quindi DHA e la membrana che sono pronte a raccogliere gli stimoli visivi vanno strettamente insieme. Nel 1993 è arrivata la prima prova, questo era un indice ai potenziali evocati di maggiore efficienza, quanto più era più elevato il DHA, vedete, quanto più è efficiente la ripresa al potenziale evocato visivo della stimolazione alla luce. Quindi più alto DHA, più pronta risposta alla luce. Questa è stata la prima segnalazione, poi confermata in più studi. L'inverso, più aumentava l'acido linoleico, che è il precursore dell'arachidonico, a livello delle membrane eritrocitarie, visto come riflesso della composizione delle membrane anche delle cellule della retina. Una risposta analoga di rapporto tra il DHA e i fosfolipidi l'avevamo trovata anche a livello del quoziente neurocomportamentale con l'analogo, diciamo, italiano del test di Griffith, che era stato utilizzato da Lucas per i suoi prematuri. Noi avevamo utilizzato il test di Brunel-Lesin, più elevato il DHA in questi gruppi di neonati che erano allattati al seno, allattati con formula arricchita di DHA e arachidonico, allattati con formula standard senza l'arricchimento di DHA e anche arachidonico, c'era anche quello. Vedete che c'è una retta di correlazione in cui peraltro gli allattati al seno, che sono questi pallini neri, sembrano disperdersi un po' casualmente, come dire. Forse nell'allattato al seno ci sono anche altri fattori che contribuiscono a questo rapporto, mentre il rapporto a livello di formula arricchita o no è molto diretto. Questa è la nube di risposta neurocomportamentale ai livelli di DHA dei allattati con formula standard, e questa è la nube degli allattati con formula arricchita. Vedete che c'è differenza tra i due insiemi. Gli stessi effetti sono stati visti con un problem solving test sviluppato ad hoc per andare a vedere le capacità funzionali di allattati con formula arricchita di arachidonico e DHA di formula standard. Erano stati trovati a favore di soggetti, vedete il valore più elevato in questo gruppo che aveva assunto
per i primi 4 mesi di vita la formula con LC-PUFA, ancora a 10 mesi era rintracciabile una differenza a favore del gruppo che aveva ricevuto la formula con DHA e arachidonico. È ragionevole e plausibile pensare che sia l'arricchimento di DHA e non quello con arachidonico aver avuto il maggior effetto in questo caso, per quella motivazione che vi ho fatto vedere all'inizio, cioè dell'arricchimento preferenziale di DHA delle aree associative cerebrali nei confronti dell'arachidonico. Questo a livello di prematuri è stato osservato anche in caso di supplementazione delle mamme con DHA durante la gravidanza, perché vanno ad arricchire quel passaggio di DHA a livello del funicolo che va a tradursi in un maggiore arricchimento anche del sistema nervoso centrale già a partire dalle epoche fetali. Di fatto però in tutti questi anni si sono accumulati 30-40 anni, capirete che qui abbiamo un elemento funzionale DHA che può risultare in un dato, l'arricchimento delle membrane, che da un punto di vista neuroelettrofisiologico ha un correlato, cioè la migliore risposta alla stimolazione visiva del neonato. Capirete che i ricercatori sono stati molto stimolati a fare diversi disegni di studio in cui vuoi a livello della funzione visiva, voi a livello della risposta neurocomportamentale, si è andati a misurare l'effetto della supplementazione con questi acidi grassi poliinsaturi derivati, in particolare il DHA, il derivato a lunga catena N-3. E qui però c'è, come dire, arriva la mazza, arriva la spada di Damocle delle Cochrane analisi, che una volta considerata l'eterogeneità dei livelli di dei disegni di studio, le diverse composizioni in grassi delle formule o degli arricchimenti nella dieta della mamma forniti di volta in volta, concludono che nell'insieme tutti i risultati, questa era una Cochrane, la più completa, ultima, pubblicata del 2011, poi aggiornata, vi faccio vedere, non cambia, si raffina un po' le conclusioni, non chiari effetti benefici a lungo termine e nemmeno effetti dannosi sono stati dimostrati per i prematuri che hanno ricevuto formule arricchite con LC-PUFA, in particolare il DHA. Questo è l'ultimo aggiornamento della Cochrane che è stata pubblicata un paio di anni fa, nel 2017-2018, e le conclusioni sono un pochino raffinate, ma sempre sull'effetto neutro. Cioè, in particolare, il fatto che i prematuri a ruolate non sono mai prematuri estremi, cioè sotto le 30-32 settimane, che sono quelli che in teoria potrebbero maggiormente beneficiare dell'aggiunta di questo acido grasso, perché sono quelli che non hanno avuto quel trasferimento preferenziale nelle ultime settimane di gravidanza. Quindi sono soprattutto 32 settimane, ma è ovvio, perché le complicanze più vai giù con le settimane di nascita, cioè più puoi considerare bambini 24, 25, 26, 27 settimane, più ci sono tali complicanze settiche, complicanze le trasfusioni, come vai a giudicare dopo una trasfusione il loro stato di LCP a dispetto dell'apporto parenterale prima e enterale dopo, di grassi. Cioè, tutte queste situazioni limitano le conclusioni dai prematuri sotto le 30-32 settimane. Poi ci sono tutti i disegni di studio diversi, messi insieme tutti questi dati, no clear long-term benefits, or harms, non c'è danno riportato da questa aggiunta degli LCP, ma benefici a lungo termine chiari, magari li hai sul breve termine, non confermate quando il bambino è oltre i primi 1-2 anni di vita. E lo stesso, ancora di più, se volete, per i neonati a termine. Questa è sempre la Cochrane del 2011, non sono stati dimostrati effetti consistenti e duraturi dell'aggiunta di LC-PUFA, per cui non raccomandano gli autori la supplementazione di routine, qui ribadita, anche se per alcuni gruppi sono stati trovati effetti benefici sull'acuità visiva
e anche sullo sviluppo mentale, ma in particolare testimoniati coi potenziali evocati visivi. E questo è l'aggiornamento analogo a quello che vi ho fatto vedere prima sui prematuri supplementati. La maggior parte degli RCT non hanno riportato effetti benefici e neanche effetti dannosi degli LCPUFA nel caso di bambini nati a termine e allattati artificialmente, e nemmeno effetti consistenti sull'acuità visiva. E anche qui, e questa del 2017, la non raccomandazione di supplementazione di LCPUFA. In realtà l'EFSA per lo sviluppo visivo ha estrapolato i dati concludendo che il DHA può contribuire allo sviluppo visivo dei bambini, perché anche se non sono stati fatti studi, in questo caso a medio e lungo termine, la maggior parte degli studi stava per un effetto pesabile da un punto di vista oggettivo, le famose potenziali evocati visivi e gli indici che ne dimostrano il miglioramento, in primis la lunghezza di quell'onda P, la P-wave, che veniva accorciata, quindi una maggior risposta alla stimolazione visiva, e sullo sviluppo invece neurocomportamentale, in cui c'è ancora una maggiore eterogeneità di metodologie, maggiore disponibilità di dati a medio e lungo termine, concludeva con la non, tra virgolette, dimostrazione di chiari effetti benefici da parte dell'aggiunta di DHA o rachidolo. A tutto questo poi si aggiunge anche il fatto che gli aplotipi, cioè le triplette associate all'espressione delle desaturasi, possono variare nel tipo di associazione allo sviluppo funzionale neuropsicomotorio anche negli allattati al seno. Come dire, anche in chi è allattato al seno, quindi non più gli allattati con fondo. Ci può essere anche lì un'eterogeneità, ma gli stessi allattati al seno, il tipo di triplette che geneticamente caratterizzano la sintesi delle desaturasi possono associarsi o meno a quel miglioramento della funzionalità neurologica, neurocomportamentale, proverbialmente e direi anche scientificamente osservata negli allattati al seno. Quindi ci sono alcuni omozigoti per desaturasi in cui non c'è quella differenza tra allattato al seno e allattato artificiale, mentre invece ci può essere nell'eterozigote o nell'omozigote per un altro tipo di costituzione genetica dell'espressione delle desaturasi, gli aprotipi. Osservazione magari trovata in alcuni studi, vedete il GG in questo caso, il polimorfismo genetico GG, che non si associa a quella differenza tra allattati al seno artificiali e che in altri studi invece si trova documentato. Quindi c'è qualcosa di molto complesso dietro queste osservazioni, e che mette insieme, ricordatevi anche qui quell'altra diapositiva che vi avevo dimostrato, l'ambiente, la genetica, la dieta e la risposta individuale a questi LCP. Detto ciò, sicuramente il campo, come vedete, è stato molto fertile di contributi che continuano ancora. Non è un campo che ha avuto quell'esplosione anche lì con vari risultati eterogenei come i probiotici, ma è sempre stato molto rewarding, vorrei dire, da un punto di vista della ricerca. Entriamo adesso nell'ultima parte che riguarda di più la parte dell'allergia, della parte che è l'allergia e la risposta immune, e che è il focus della FAD. Qui è solo negli ultimi anni che si è sviluppato questo filone, che va a riconoscere in alcuni nutrienti essenziali o semi-essenziali, gli acidi grassi essenziali e i loro derivati, il linoleico, linolenico e i loro derivati, zinco, vitamina D, avere alcune proprietà antinfiammatorie o antiossidanti e promuovere la tolleranza immunologica. Questa
Questa osservazione va di pari passo con le osservazioni che hanno portato a questa liberalizzazione anche nel divezzamento, a non introdurre progressivamente gli alimenti secondo il loro potenziale allergizzante, ma quello di esporre subito i lattanti a una varietà di antigeni attraverso la diet diversity che possano giocare un ruolo nello sviluppo della tolleranza immune. Ci sono state revisioni recentissime, in particolare vedete l'Accademia Europea dell'Allergia e l'Immunologia Clinica, le ACI, ho fatto parte di queste revisioni e a fronte dell'eterogeneità di disegni di studio diversi, anche in questo caso, che hanno considerato supplementazioni in gravidanza, durante l'allattamento, nell'infanzia, della mamma che allatta e anche del lattante stesso di ACI e lo sviluppo di altre patologie, dermatite atopica, in bambini di adulti, asma in bambini, è arrivata a questa conclusione che fa un po' il parallelo con le conclusioni delle Cochrane sugli effetti della supplementazione del DHA per lo sviluppo funzionale neurologico e visivo, cioè non fa danni, ma non ci sono chiari effetti di benefici. Ve la leggo perché è comunque interessante questa conclusione. La mancanza di risultati consistenti tra i diversi studi presentati nella revisione può essere grandemente influenzata dalla mancanza di un approccio standardizzato alla supplementazione e da fattori individuali che sono da difficilmente comparabili tra studi. Pensiamo all'assetto genetico, che dei diversi i polimorfismi genetici delle desaturasi che abbiamo nominato prima. I polimorfismi nei geni associati con la sintesi degli acidi grassi, il loro catabolismo e l'utilizzazione chiaramente influiscono sulle richieste e sulla funzione. Altri studi nuovi che possano tener conto anche delle facilitazioni in termini di laboratorio, di screening di massa o di studi genetici di popolazioni, big data, che considerino anche le variazioni del microbioma e alcuni assessment che vadano a vedere l'immunoma, il metaboloma e il lipidoma sono richiesti prima di tirare conclusioni anche sugli effetti degli acidi grassi polinsaturi e del DHA sulla reattività immunologica e allergica individuale. Detto questo, rimane un'ipotesi di lavoro che ci sia un'opportunità relativa all'assunzione di acidi grassi che possano bilanciare e mitigare il rischio e il beneficio nei confronti dello sviluppo di allergie successive attraverso, per esempio, una supplementazione o un arricchimento attraverso la dieta naturale, anche senza arrivare alla supplementazione, in individui, in soggetti che partano dai livelli più bassi di acidi grassi, in particolare l'eicosapentaenoico e il DHA. Chi sono questi soggetti? Sono quei soggetti che per omozigosi o anche in parziale eterozigosi abbiano quei polimorfismi genetici che li portano a sintetizzare in percentuale minore rispetto ad altri gli acidi grassi a lunga catena attraverso i meccanismi endogeni. Ma come si possono riconoscere questi soggetti? Si può dire attraverso il dosaggio degli acidi grassi, che è un meccanismo che richiede la gas cromatografia, l'avere la possibilità di andare a identificare nello spettro degli acidi grassi il DHA e l'arachidonico, ma anche questi, se per ragioni intrinseche un soggetto ne sintetizza ma ne usa molto ossidandolo a scopi energetici, avrà livelli bassi e non è detto che supplementandolo non li usi per inviare questi composti più alla beta ossidazione che a livello delle membrane per scopo funzionale. Questo stesso concetto emerge da un'altra analisi che è in stampa adesso su Pediatric Allergy Immunology, sempre delle ACI, e che è andata a vedere i fattori dietetici che durante la gravidanza possano
andare a migliorare l'outcome in termini di risposta immunoallergica e, come vedete, nelle conclusioni alcuni risultati promettenti sono stati osservati in correlazione all'assunzione o supplementazione. Ricordatevi queste differenze. Quando si trova in te, vuol dire assunzione fisiologica attraverso alimenti naturali. Supplementazione con supplementazioni dedicate con prodotti integratori specifici, in questo caso la vitamina D e gli acidi grassi omega 3. Considerate che a livello istituzionale, per esempio, quando li vedremo anche dopo nella conclusione, le raccomandazioni di EFSA tengono sempre conto di una dieta varia, non vogliono considerare una dieta forzatamente supplementata. Detto anche ciò, ci sono alcuni nutrienti come i folati che, questo è proprio in cima all'evidenza, che senza una supplementazione in epoca periconcezionale è impossibile arrivare ad avere quei livelli circolanti nella donna che entra in gravidanza e che si associano alla prevenzione dei difetti del tubo neurale. Per la vitamina D e il DHA siamo in una via di mezzo, con alcune diete particolarmente arricchite o bilanciate, nel caso del DHA il rapporto linoleico-linolenico, si può anche raggiungere con apporti naturali i livelli che in individui che ne abbiano effettivamente fabbisogno concorrano a migliorare. Certo, la supplementazione, se siamo sicuri che non ci siano effetti dannosi descritti o le formule, per esempio, abbiamo visto che non sono stati riportati in caso di utilizzo di formule supplementate con DHA, anche arachidonico, questo è stato raggiunto semplicemente arricchendo le formule. Nel latte materno c'è già una supplementazione esogena, fino a certi livelli è possibile e anche plausibile. Per cui finiamo proprio con questa parte più breve, la dieta e il DHA. Cominciamo dal ricordare quale sarebbe il rapporto ottimale dei due acidi grassi essenziali, che sono comunque in grado, come vi ho fatto vedere all'inizio, di regolare l'arricchimento delle membrane sia di arachidonico sia di DHA, il DHA in particolare a livello del sistema nervoso centrale. Diciamo che attualmente nelle diete occidentali era descritto fino a 20 anni fa un rapporto linoleico-linolenico 15:1. In realtà si dovrebbe arrivare a un rapporto più basso di 10:1 fino anche a 5:1 tra linoleico e linolenico, e forse il rapporto ottimale è fra 5:1 e 3:1. Se scendiamo sotto, se cioè aumenta troppo il linolenico rispetto al linoleico, ancora prima di arrivare all'1:1, è più forte la serie omega 3 a rubare gli enzimi alla serie omega 6. A quel punto non va bene, perché ci rubiamo anche l'arachidonico. Da tenere presente, comunque, l'avrete già capito un po' dallo spirito di tutta la presentazione, che mentre la variabilità dell'arachidonico è soprattutto legata al background genetico, la variabilità del DHA è legata soprattutto alla variabilità del DHA nella dieta, perché visto che la sintesi endogena è complicata da quel doppio passaggio di desaturasi, sono i livelli DHA nella dieta maggiormente implicati nei livelli di DHA circolanti. Diciamo che su questa discussione di DHA genetica, di DHA nella dieta, continua un po' a circolare gli esperti. È vero che esiste un polimorfismo genetico più favorevole e che ci sono individui che hanno da soli livelli di DHA sufficienti, ma ci sono quelli che non rispondono alle sollecitazioni genetiche, hanno più bisogno di altri della supplementazione dietetica. Detto ciò, la supplementazione dietetica non assicura a tutti l'utilizzo in maniera analoga del DHA, ma non abbiamo i biomarcatori che ci dicano in maniera semplice chi ha il DHA sufficiente, chi ne può avere vantaggio da un punto di vista di supplementazione sui livelli e chi ne può avere vantaggio direttamente dal punto di vista funzionale. E solo così si spiega l'eterogeneità dei risultati tra i vari studi, perché i vari studi hanno messo insieme progressivamente queste diverse tipologie di soggetti in maniera che in alcuni studi emerga la differenza legata all'assunzione di DHA anche dal punto di vista funzionale e in altri non emerge. Cosa raccomanda l'EFSA? A parte aver sdoganato gli acidi grassi e grassi in generale, cioè fino almeno a 3 anni non si parla di restrizione di grassi sul modello del latte materno, almeno fino al 50% dell'energia sotto forma di grassi. Per
Qui si dice fino a 12 mesi il bambino non deve più scendere. C'è stato un periodo che si diceva che dagli acidi grassi presenti nella dieta dipendesse anche il livello di lesioni precoci ateromatose a livello delle arterie. Oggi questo è tramontato, anzi si sa che gli acidi grassi saturi favoriscono l'adattamento del bambino e favoriscono l'adattamento alle funzioni vitali. Pensiamo anche solo all'acido palmitico, il 16,0, che entra nella costituzione del surfattante e quindi permette l'adattamento alla vita del feto, del prematuro e anche del neonato a termine. Il surfattante viaggia sul palmitico e la stessa beta-ossidazione e la produzione di energia è palmitoil coenzima A che entra nel mitocondrio. Tutto questo per dire che anche gli acidi grassi saturi del latte materno hanno una loro funzione proenergetica e favorente lo sviluppo. Quanto alle cose pentenoiche del DHA, si dice che ci sia un adeguato intake per tutte le età della vita, 250 mg per quell'opera preventiva che sappiamo, e il DHA almeno 100 mg per giorno. Approfitto di questa diapositiva per dirvi che probabilmente c'è un modello ancora vantaggioso, forse è un'ipotesi da andare a esplorare nei fabbisogni del lattante nei primi mesi, se volete, sul modello della composizione del latte materno delle donne delle aree mediterranee, dove il linoleico non è molto alto, non è ai livelli massimi consentiti anche dalla legislazione, dalle normative, chiamiamoli questi organi istituzionali. Il linoleico si muove sul 10, 11, 12% degli acidi grassi totali, non va più su, ma sono ben rappresentate sia l'arachidonico che il DHA. Per cui il modello basso linoleico addizionale con arachidonico e L-cipufa N3 può essere un modello anche da Global Health nel futuro da andare a esplorare. Quanto agli altri organismi al di fuori dell'essa, vedete la grande variabilità in cui sia per i soggetti adulti in generale, quando ci si avvicina ai 18 anni e si va nell'età adulta, ma anche da 0 a 6 mesi ci siano raccomandazioni variabili dagli Stati Uniti, all'Inghilterra, all'Australia, questa è l'EFSA che abbiamo visto prima, questo è il WHO, che considerano questi acidi grassi poliinsaturi come importanti. Ora, la fonte principale, se studiamo l'integrazione su cui vi ho già fatto la discussione, che quindi è possibile, sapendo che anche qui ci possono essere limiti, consideriamo i grassi disponibili per la dieta. Nell'olio d'oliva c'è un rapporto bilanciato tra linoleico e linolenico, che è sempre 10 a 1 o più basso, limitato quantitativamente. Linoleico e linolenico sono limitati quantitativamente perché l'olio d'oliva è soprattutto ricco in oleico. Però ricordatevi questa riflessione che vi ho appena fatto su basso linoleico, arachidonico e L-cipufa preformati, che va incontro olio d'oliva e la dieta varia, un piramide, no? Che progressivamente si riduce verso gli alimenti di natura animale, ma non li esclude della dieta mediterranea e che impatta quindi questa fornitura anche preformata dei polinsaturi a lunga catena, in particolare N3, ma che non esclude il preformato, l'arachidonico M6, con un apporto limitato di alimenti di natura animale, in particolare le carni bianche e l'uovo. Altri oli vegetali, la canapa, il lino, soia, nocciola e vinacciola hanno un'elevata quota di alfa-linolenico. Uno potrebbe integrare in una dieta un olio d'oliva con minime quantità anche di questi oli. Oggi anche l'olio di canapa è diventato disponibile e l'olio di soia, nocciola e vinacciolo sono ancora un po' più deliti. Grassi animali, quantità limitate, ma in matrice allettamente disponibile. Qual è il vantaggio dell'arachidonico nelle membrane delle carni, in particolare bianche o dell'uovo? Che si trova nei fosfolipidi, che vi ricordate la questione dell'arachidonico e del DHA nel latte materno è legata ai fosfolipidi. Sono le forme biologicamente più disponibili e più efficaci. Pesce e grassi ittici, che sono ricchi di EPA e DHA, alghe e organismi monocellulari, qui entriamo nel campo degli integratori. Questi, per cui direi alla fine di questa discussione, io spero sia stata chiara, la materia è estremamente difficile, io ho provato a renderla nei termini
più, spero, fruibili da parte di chi ascolta, sapendo che è una materia molto molto difficile. Forse su alcune cose sono stato impreciso e sono stato volutamente, per non rendere troppo complesso la discussione del DHA, in particolare del ruolo nell'attacco. Diciamo che questo, un messaggio generale: la dieta è un fattore ambientale modificabile, i lipidi dietetici sono modificabili. La qualità dei grassi poliinsaturi può modificare la composizione delle membrane, la sintesi di mediatori determinanti dello sviluppo neurocognitivo, ma anche dello stato atopico infiammatorio individuale. Un incremento dell'apporto di acidi grassi poliinsaturi della serie N3, non solo i derivati EPA DHA, ma soprattutto il precursore, l'acido alfa-linolenico, può essere vantaggioso a livello di popolazione, in particolare nei soggetti che partono da bassi valori, senza assicurare al 1000 per 1000 un effetto positivo per quei problemi anche di dove vengono inviati, a che livello del metabolismo vengono utilizzati effettivamente queste molecole. Periodi critici per supplementare: la gravidanza e l'età fertile, le prime epoche di vita, ci spostiamo anche negli anziani, avere una dieta che non tenga in secondo piano questi composti. Ci sono poi soggetti critici, gli allergici, la familiarità allergica positiva, quelli con disturbi anche neuropsichici, oggi il tema della depressione, dell'autismo, quindi non solo nei giovani ma in tutte le età della vita è diventato centrale nella ricerca dell'utilizzo degli effetti funzionali del DHA anche per prevenire il decadimento cerebrale. Grazie per l'attenzione.